Amate e odiate, adorate e rinnegate, baciate e uccise solo perché donne. Alda Merini, Carrara, 25 novembre 2019. Poco meno di 7 milioni di donne in Italia hanno subito violenza fisica o sessuale nel corso della vita, una su tre. Nel 2018 le vittime di femminicidio sono state 142, un numero in crescita rispetto all'anno precedente, e 94 quelle registrate nei primi 10 mesi del 2019. A queste donne amate e odiate, per usare le parole della poetessa Alda Merini, è dedicata la panchina rossa che è stata inaugurata nel giardino della Camera del Lavoro di Carrara, una iniziativa fortemente voluta dai coordinamenti donne di CGIL e SPI-CGIL. Noi l'abbiamo voluta, l'abbiamo ideata, l'abbiamo fatta, cioè veramente ci piaceva che la CGIL avesse qua in una zona così come la nostra, che qualche giardinetto di passaggio, un punto di riferimento forte. E poi un po' il fiore all'occhiello anche della CGIL, il punto di riferimento proprio che la gente pensi veramente, ci rifletta su questa cosa. Io sono Maria. Io sono Ilaria. Io sono Chiara. Io sono Daniela. Io sono Cristina. Informare, sensibilizzare e lavorare al contrasto di una cultura patriarcale ancora diffusa nella società, che vuole le donne sottomesse e vittime. È per questo che la campagna dello SPI-CGIL Toscana contro la violenza sulle donne si intitola Cominciamo dal principio. Occorre cominciare dai bambini delle scuole, dall'educazione che si dà ai bambini nelle scuole e dall'educazione che i genitori dovranno cominciare, cominciano in grandissima parte i genitori più giovani a dare a questi bambini, nel quale e in questa educazione deve passare il messaggio che non c'è chi possa dominare un altro sesso. In Toscana ogni giorno 10 donne si rivolgono per la prima volta a un centro antiviolenza, dato raddoppiato in 10 anni. 24 i centri nella nostra regione con 99 sportelli a cui si rivolgono soprattutto donne dai 30 ai 50 anni. Strutture fondamentali anche a guardare i numeri e i risultati qui a Carrara. Al 20 novembre 2019 abbiamo avuto 809 contatti telefonici, consulenze telefoniche, 163 accessi, abbiamo avuto, che sono sfociati in 25 denunce e in 4 esposti. Quindi sono dati importanti, però come stavo dicendo prima, il fatto che siano in aumento è un dato molto positivo, perché significa che è stato fatto un buon lavoro di sensibilizzazione, le donne sono più sicure e quindi denunciano, hanno il coraggio di denunciare. Vuoi cambiare musica?